Riccardo prega tutti di accomodarsi nelle due carrozze. Arriva il trenino da mare ad Ancona, 56 posti per 3 itinerari. Da mare a mare, da Piazza della Repubblica al Passetto, dalle 10 alle 13, confermata intermedia a Piazza Diaz, mentre il secondo percorso, dalle 15 alle 19, si concentra sull'Ancona storica, che da Piazza della Repubblica sale al Duomo, passa per Piazza del Senato e torna davanti al Teatro delle Muse. Confermate intermedie nei luoghi di cultura della città, accompagnati da un'audioguida che racconta la dorica più antica. La corsa per gli adulti ha il costo di 5 euro, mentre i bambini sotto i 3 anni viaggiano gratuitamente. È una città che tutti riconoscono come sempre più bella, come sempre più attiva dal punto di vista culturale, va ancora più scoperta da parte dei turisti, da parte dei croceristi, da parte degli stessi cittadini e delle persone del territorio. Questo è uno degli strumenti, una delle attrazioni dell'estate. È gratuito invece il terzo percorso, quello serale dalle 20 alle 23, dalla Mole Vanvitelliana al Porto Antico, ogni mezz'ora passando per i parcheggi Archi e Traiano. Poi la navetta che parte dal Passetto alle 19.30 e riparte dal Porto Antico alle 23. Un modo per far vivere di più la città e le sue bellezze, gli eventi della città, innanzitutto agli anconetani e poi certamente a chi viene da fuori città. La prima corsa delle 19.30 che porta fino al Porto Antico inizierà dal Passetto, quindi un anconetano che vive, che ne so, in zona Dorico lascia la macchina lì sotto casa dove è o nel suo garage, se ne va a fare una passeggiata al Porto Antico, alle 23 ha il trenino che lo riporta su. Per venerdì 6 luglio verrà organizzato un Trenino Day. Il convoglio blu aprirà le porte gratuitamente a cittadini e turisti per farsi conoscere. Dalle 17 in particolare l'itinerario nella parte storica della città avrà come guida a bordo Peppe Bartolucci. Si va in vie dall'Ancona Vecchia molto strette, bisogna stare accorti. Naturalmente ho fatto dei passaggi come prova, l'importante è che non ci siano delle vetture messe male, perché sennò io mi devo solamente fermare e aspettare i carri attrezzi.